Questa sera con Mani in Pasta inizia ufficialmente il programma della tradizionale Fiera di Ottobre. Sì, questa sera Mani in Pasta, una serata organizzata dal locale Proloco che segna ufficialmente l'inizio della nostra fiera, una fiera tradizionale, storica, che si tiene a Latiano dal 1886. E siamo qui nella saletta imperiale appunto a vedere le nostre esperte, le signore che sanno fare la pasta fatta in casa, insegnare alle giovani generazioni un piatto tradizionale di Latiano e di tutto il Salento. È una serata gradevole in cui comunque si fa aggregazione, socialità, e che segna appunto l'inizio della nostra fiera. Il programma prevede inoltre due convegni, uno sull'agricoltura, uno sulla finanza agevolata per giovani imprenditori. Poi avremo un percorso enogastronomico, culturale, artistico, artigianale, con spazi ludici per bambine. Avremo Peppa Pig in fiera in piazza Umberto I grazie alla collaborazione del Caffè Manhattan. Avremo un concerto dei Veg 80 in piazza Capitano d'Ippolito con la collaborazione del Free Life Café. E infine avremo i due concerti, gli eventi clou della settimana fieristica, che sono il concerto di Tiro Mancino il sabato, il concerto di Roy Paci con la Municipale Balcanica la domenica. E poi avremo la tradizionale fiera, quella classica, quindi abbigliamento, il salone dell'auto in Largo Colazzo con tutte le concessionarie della Tiano che hanno aderito, la classica fiera del bestiame, quello che insomma è la nostra fiera. Signora, sembra facile fare la pasta fatta in casa, ingredienti semplici, farina, acqua, ma come si fa a trasformare? Tu fai la farina, metti la farina qui sopra, sul tavolo, e fai una coltellina così, come una coppetta, no? Di metti l'acqua e poi te la vai mangiando con le mani la farina, tra quell'acqua e si bagna e la fa poco a poco, acqua piano piano, no? Quando se ne mette tanto e poi viene troppo morto. Ma qual è la quantità giusta di farina e di acqua da mettere? No, la farina quello che vuoi, puoi fare proprio un quarto di farina, puoi fare, e acqua un bicchiere, quello che porta, la farina porta l'acqua, quello che porta, quando si impasta, certo morbida proprio no, bella un po' più dura, sennò poi si attacca, no, durante che la fai, e non c'è niente di fare, solo acqua e farina. E come la dimensione, come fanno a uscire tutte uguali? È la pratica questa, è la pratica nelle mani. Quella è la pratica, la pasta la fai tutta, non ti faccio vedere. Sì, ma dammi un po'. No, mi da. No, aspetta, fa quell'altra. Io non so fare. Vabbè, quella non là col ferro. Come si fanno? Non la facciamo, non ti preoccupare. Ma siamo lontani, questo. Non ti preoccupare che adesso la facciamo. Aspetta, signore, si mette a questo, non vuole buone. Vedi? Ci spieghi la mamma che sta facendo. Perché qua siamo un po' stretti, oddio, non è che siamo stretti, no? Io quando me la faccio mi sto pure seduta, comoda. Tu la pasta la fai tutta uguale, no? La fai, no? E poi fai così, vedi? Questa si è attaccata al ferro, vabbè, non fa niente. Perché sta. Vedi? Ecco, vedi? Si sta attaccando qui perché sta. La pasta con l'acqua si sta un po' ammorbidire, no? Vedi come sta. Sta spacca. Dopo a volte. Grande successo questa sera per la terza edizione di Mani in Pasta, tradizioni che continuano. Ma certamente sì, la bellezza è vedere i bambini che stanno qui insieme a noi, la gente esperta viene spontaneamente, appena gli diamo l'input e subito corre, però la bellezza che ci sono i bambini e soprattutto i giovani, e con grande soddisfazione abbiamo visto che c'è tanta gente che vuole imparare a fare la pasta fatta in casa. È la tradizione che deve continuare, la valorizzazione del territorio è anche questa. Ma lei, professore, la pasta fatta in casa la sa fare? Beh, la faccio fare a mia moglie perché è più buona. Qualche volta
lo faccio pure io, però non ci riesco molto bene. La inviteremo al prossimo laboratorio allora. Va bene, spero di sì. Comunque il prossimo laboratorio, se mi danno un po' di aiuto, vorrei fare un laboratorio di dolci. Speriamo di farcela, è un impegno che mi prendo e con la collaborazione anche di Idea Radio, che deve pubblicizzare questo evento, perché noi a Latiano abbiamo tante piccole promozioni, però la più valida è quella del dolce nostrano, dolce di mandorla e la pasta reale in primis. Faremo un laboratorio di pasta di mandorle e quindi faremo sì che questa tradizione, questa valorizzazione possa continuare indefinitivamente. Quindi dopo la pasta attendiamo il dolce. Il dolce, certamente sì, con la collaborazione di Latiano. Come vi chiamate? Emma. E tu? Sara Caglione. Cosa state facendo? Stiamo facendo la pizza per mangiarla quando è pronta. Tu invece, Sara, che stai facendo? Un'altra pizza. Tanti auguri a